Nel video di oggi cercheremo di ottenere un rilievo utilizzando un materiale economico e alla portata di tutti, della semplicissima colla. Questo lavoro prevederà tuttavia che la colla si asciughi, pertanto il mio consiglio è quello di lasciare il foglio in piano durante la notte per poi riprenderlo il giorno successivo. Qualsiasi tipo di colla vinilica andrà bene. Per prima cosa occorre creare la forma che, una volta asciutta, ci permetterà di lavorare su un rilievo. Potete anche inclinare il supporto per creare delle colature, dopodiché servirà lasciarlo asciugare. Per questo video ho usato una base creata in precedenza. Cominciate a dare del colore leggermente diluito con l'acqua. Come potete notare, il rilievo salta subito all'occhio. Usando un fazzoletto bagnato, possiamo strofinare il rilievo per rimuovere il colore appena dato. Essendo la colla trasparente, ciò che traspare è il fondo, in questo caso bianco. Proviamo a riempire lo sfondo. Nel video ho usato solo il blu, ma potremmo rifarci a una gamma cromatica più ampia. E ritorniamo a rimuovere il colore dal nostro rilievo. Una maggiore pressione rimuoverà più colore. Qui ho deciso di modificare la luminosità dello sfondo. Un altro elemento utile a basso costo è il cotton fioc. Dopo averlo imbevuto nell'acqua, possiamo usarlo per cancellare in maniera più precisa. Possiamo anche aiutarci spruzzando dell'acqua direttamente sul supporto. Tutto il resto è, come sempre, un lavoro distinto o di rifinitura.